La signora Elisabetta Gardini, mattatrice, per proprio il caso di dirlo, di questa edizione di Piacere Rai 1, sta andando benissimo, no? L'esperienza che sta andando molto bene, sì. Anche se sono l'ultima arrivata nel cast, devo dire che è un'esperienza che sta dando molta soddisfazione. Infatti ho accettato per quello di venire, di salire su questo treno anche se era già partito, perché è un tipo di trasmissione che mi intriga molto per il fatto di girare per l'Italia, di essere a contatto con il pubblico, per il fatto che avviene dentro un teatro. Poi io faccio anche teatro, quindi questa trasmissione è l'ideale perché in qualche modo si uniscono i due mezzi, no? Il teatro e la televisione. Si dice che qui a Terni è aumentato di mezzo milione la trasmissione negli indici di ascolto. Beh, gli indici d'ascolto diciamo che sono sempre un pochino fluttuanti. Sì, questa è una settimana che sta andando molto bene e dipende molto poi dal calore del pubblico della città, questa cosa. Credo che sia un programma Quindi è dove. merito di Terni, magari, se Beh, c'è qualcuno in merito, più che sì, vede la sicuramente, televisione. penso proprio di sì. Perché sono stati molto caldi, no? Sono Molto. molto affettuosi, poi devo dire, a parte il calore, sono veramente affettuosi. È un calore affettuoso. Ecco, quindi quando c'è il calore, quindi anche il protagonista rende di più. Ma diciamo che più che rende di più, quello che io sono convinta che, essendo la televisione un mezzo comunque che raffredda un po' quello che avviene sulla scena, no? Quello che passa è proprio l'emozione che scaturisce tra i protagonisti di un programma. Quando c'è il calore del pubblico, questo calore passa al video e quindi credo che la persona che è a casa resta più coinvolta. Il suo grande successo, gli italiani la amano, questo viso semplice, schietto, a questapone, questa voce rassicurante, il sorriso sulla bocca, non è un personaggio costruito ad arte, lei è veramente così, insomma. Sì, io penso che la televisione ci prenda per quelli che siamo, cioè, non è come quando si lavora appunto in cinema o in teatro che si interpreta un personaggio. Quando ci si presenta in televisione ci si presenta con il proprio nome e cognome, quindi con la propria voce, col proprio modo di essere, con il proprio carattere, quindi ci si fa conoscere per quello che si è. Per concludere oggi che cosa c'è in scaletta? Che cosa deve fare la Gardini? Beh, io in scaletta ho 3 pagine molto interessanti perché incontrerò Antonino Zichichi, quale presidente della Fondazione San Valentino, patrono della città. Poi ho un incontro con la signora Urbani, parleremo del tartufo e parleremo un po' di lei, che è una donna affascinante, Donna interessante, sindaco poi. una donna sindaco, una donna che ho incontrato ieri e che ho visto proprio, ho capito perché fa così tante cose, ci ha travolti con la sua energia. E poi ho un'ospite bellissima che è Barbara De Rossi, che tra l'altro sta proprio qui in zona perché sta girando il Giardino dei Ciliegi. E quindi abbiamo approfittato di questa presenza per avere anche un incontro con lei. Allora, buona trasmissione. Grazie, buona Grazie a lei. giornata.